Analisi del sangue. Allora, io sono agorafobico, quindi per me fare l'analisi del sangue è come fare se sbudella, tipo, e nessuno si fa sbudella volontariamente. Quando sei ragazzino ti può costringere tua madre, ma da grande non ti può costringere nessuno. Infatti io da grande non l'ho mai fatta. Mo però a me se stavo a merda ho deciso, vabbè, famo questa analisi, una roba di una responsabilità incredibile che ero stupito pure io. Ovviamente stavo in paranoia, quindi la notte prima non ho dormito un cazzo, mi sono alzato che volevo scrivere una lettera come i partigiani prima di essere fucilati. Terribile, alla base delle Bibbie mi hanno detto, guarda che cavolo pizzico, non senti niente. Io ho pensato che mi sentivo come i prigionieri dell'ISIS prima di essere decapitati. Mi sono sempre chiesto, ma perché questi non scappano? Perché se fanno capita, scappa che sicuro ti sparano, ma meglio che sta là fermo come un tortellone mentre ti tagliano la capoccia. No, allora ho pensato, forse stanno così perché stanno pieni di droghe. Allora gli ho chiesto, ma non mi potete dare pure a me queste droghe come quelli dell'ISIS? Ma lei mi ha guardato come un coglione e mi ha ripetuto, guarda che cavolo pizzico, non senti niente. Alla fine io non ho fatto un fiato, sono uscito, grande dignità, e lei mi ha ridetto, hai visto, è come un pizzico. Ma il cazzo è come un pizzico, è stata una roba orrenda in cui mi sentivo il freddo del lago che mi entrava nelle vene, rimaneva incastrato là 2 ore, perché poi c'è il tempo dei cani, quindi 1 minuto per me sono 4 ore, una cosa orrenda, ma ormai è fatta, vaffanculo, ciao. Tutto questo per dire che mi sono arrivati i risultati e porco Dio, c'ho il colesterolo e la glicemia alta, ma come i vecchi ciccioni, ma com'è possibile, ma non c'è senso sta roba, e com'è possibile, ti mangi la merda tutto il giorno, ma non mi mangio la merda, mi mangio le robe dei giovani, e niente, questo è il punto, 10 anni fa ero un giovane scapezzacollo che faceva i fumetti su Plum Cake e mo faccio i cartoni sul colesterolo, la mia vita d'eccessi mi presenta il conto, questo è il senso della vita, che mo devo mangiare tutta verdura cruda come le capre, speriamo che il coronavirus metta un punto a tutta sta cosa. Hello, darkness, my old friend.